Direttore Coloro, siamo ormai vicinissimi a questa finale, a questo atto conclusivo intanto del 2023 calcistico che ci ha riservato tantissime emozioni e soprattutto siamo ad un passo da questa partita che è già un sogno esserci, proviamo a trasformarla in realtà. Sì, dici bene, noi ci siamo arrivati pian piano, dall'inizio ci abbiamo creduto a volere arrivare a superare intanto il record del vocale che era la semifinale. Quindi siamo arrivati in finale, è normale che sicuramente ci crediamo a giocarcela, sappiamo che andiamo ad affrontare sicuramente una squadra che è superiore a tutti, come blasone, come uomini, però è una partita e noi dobbiamo crederci fino in fondo, ma già siamo contentissimi del risultato che abbiamo raggiunto. È un vocale che arriva anche forse nel momento migliore della stagione, perlomeno finora, a giocarsi questo appuntamento, dato che negli ultimi 2 mesi praticamente si è perso solo contro il Soriano, una partita in cui non si meritava di perdere, e tante belle prestazioni, tanti ottimi risultati come l'ultimo ottenuto a Paola che ha permesso di chiudere in zona playoff il girone di andata. Sì, in questo momento stiamo andando bene e abbiamo visto che già la squadra, anche con gli ultimi arrivi, ha preso sicuramente, ha fatto una quadra attorno a tutti e cercheremo di sfruttare questo momento positivo, anche sia in Coppa e sia poi nel girone di ritorno, dove avremo sicuramente. E ci crediamo almeno a un posto nei playoff. Un invito ai nostri tifosi per venire a seguirci e a sostenerci nella partita di Locri. Guarda, già abbiamo avuto tante adesioni, intanto venite a vedere questa piccola realtà vocale che è arrivato a fare questa finale e che affronterà sicuramente. Sarà per tutti una grande giornata di sport e siamo onorati di affrontare il Sambiase con cui corrono anche buoni rapporti. E approfitto anche di fare gli auguri di un sereno Natale, di un felice inizio anno a tutti gli addetti ai lavori dei campionati dilettantistici che fanno parte di questo mondo nostro e a tutte le famiglie del settore, dalla prima squadra fino al settore giovanile, ai tecnici, ai dirigenti, ai soci perché, e in più a delle persone che sicuramente forse vengono nominate sempre di meno, che sono Giovanni Saviano che è il motore di questa squadra, Bruno Megale, Bruno Iano, Micone, persone che senza di loro molto probabilmente nemmeno noi potevamo essere qui. E poi a delle persone splendide come a te, a Bruno Taverna e a Giorgina. Di nuovo rinnovo a tutti gli auguri. Grazie. Dottore Mileto, siamo a poche ore ormai da questo appuntamento che chiuderà calcisticamente l'anno solare ed è un appuntamento al quale forse quando è entrato a far parte quest'estate del vocale non penso che avrebbe mai pensato di essere lì il 23 dicembre a giocarsi un trofeo. No, invece pensavo di sì, perché ho visto da subito sia lo staff che la squadra che era abbastanza preparata. Poi abbiamo migliorato tantissimo con i nuovi acquisti e ho visto dei ragazzi motivati, molti invece non hanno considerato l'importanza della Coppa Italia, ma la Coppa Italia serve anche per amalgamare il gruppo. E la partita di Cittanova ci ha detto che veramente noi non siamo secondi a nessuno. E andarsi a giocare queste partite credo che sia la situazione più bella per i ragazzi, perché sono quelle partite che tu rincorri tutto l'anno e sapere poi che giochi contro una corazzata contro il Sambiase, per noi già è una vittoria essere arrivati lì. Quindi ci riteniamo soddisfatti del risultato ottenuto.
un Bocale che arriva anche abbastanza in forma a questo appuntamento, visto che negli ultimi due mesi praticamente ha perso solo contro il Soriano. Beh, quello che ti dicevo, cioè i ragazzi ormai stanno facendo gruppo, i nuovi arrivati si sono perfettamente adattati alla situazione, il mister sta cercando con degli schemi di capire il modulo di gioco e devo dire che i ragazzi hanno risposto da subito sul campo. Io insisto sulla partita di Cittanova, sia l'andata ma soprattutto il ritorno, perché il Bocale è una squadra che sta imparando a soffrire. Là abbiamo sofferto, ma abbiamo sofferto bene, magari nelle prime giornate quando soffrivamo prendevamo sempre il gol. Lì ci sono stati due gol abbastanza fortunosi da entrambe le parti, però ai punti Cittanova avrebbe meritato di superare il turno, ma noi abbiamo saputo soffrire. Ora sabato ci sarà da soffrire, vedremo quello che succede, ma comunque per noi sarà già una vittoria essere lì. Grazie dottore. Mister Saviano, siamo ormai a poche ore, si può dire, da questo appuntamento al quale il Bocale arriva sicuramente con l'umore al massimo. C'è da godersela comunque questa partita e da provare a sfatare il pronostico, possiamo dirlo. Sicuramente ce la goderemo perché sarà una finale e sarà qualcosa che non tutti avranno la fortuna di ripeterla. Quindi per noi sarà un grande onore andare ad affrontare questa finale storica per il Bocale e metteremo sicuramente tutte le nostre armi a disposizione per affrontare una squadra forte come il Sambiase, dove i pronostici dicono che partono già vittoriosi. Speriamo di ribaltare questo pronostico e portare dalla parte nostra, lottando su ogni pallone, almeno giocarcela alla pari contro, ripeto, una squadra forte che sta ammazzando il campionato. Di fatto è un Bocale che arriva a questa partita anche al massimo delle condizioni, probabilmente visti anche i risultati in campionato, le ultime 7 partite, 5 vittorie, un pareggio e solo la sconfitta di Soriano, che possiamo dire abbastanza immeritata. Ma sicuramente il trend dalle 3 sconfitte consecutive è cambiato, visto che adesso siamo veramente pericolosi e siamo da temere per qualsiasi squadra. Forse dalle 3 sconfitte ci aveva un po' demoralizzato, poi per fortuna è arrivata quella vittoria di Praia a tutti i costi e siamo ripartiti alla grande e ci ha portato anche con questi risultati a questa finale. Sicuramente avremo una carica diversa, avremo una consapevolezza sicuramente dei nostri mezzi e della nostra forza, che adesso anche i ragazzi sanno di essere all'altezza di affrontare una partita così. Un invito ai nostri tifosi per venire a sostenere la squadra all'Ogri? Quello che dico ai tifosi, agli addetti per il Bocale, che per i ragazzi è bello ed è un orgoglio vedere la gente al campo. Lo stiamo vedendo domenica al Campoli, speriamo domenica di avervi sugli spalti a tifare per noi. Grazie mister. Grazie. Bruno Megale, il motore di questa squadra, possiamo dire questa squadra senza di te non si muove, possiamo ben dire, e hai accompagnato questi ragazzi in giro per la Calabria questi mesi e adesso c'è da portarli a vivere questo sogno. E cosa provi tu? Parliamo dal tuo pensiero, dal tuo sentimento. Un pomeriggio domenico, il mio pensiero in questo momento è solo l'occhio. Faccio gli auguri di compleanno io stesso, perché oggi però il mio pensiero è sempre l'Ogri. E niente, cosa devo dire, in realtà è un bel gruppo, ragazzi splendidi, un sogno, una finale non speravamo in questa cosa, in questo sogno, e ti devo dire emozionatissimo. Ora speriamo nella finale, che sai, partita secca, non si sa come va il calcio. La partita. In caso di vittoria si va in Sicilia, portiamo in Sicilia i ragazzi e andiamo tutti in Sicilia. Per cominciare in Sicilia, poi chissà, magari anche più lontano. Speriamo, andiamo partita dopo partita e speriamo in un sogno. Già questo è un sogno, fare altri sogni non guasterebbe.
non guasterebbe. Grazie mille e tanti auguri di buon compleanno. Grazie e in bocca al lupo anche a te. Grazie.